Ragazzi, figa me. Siamo qua nella cameretta più etero di tutta Italia. Cosa vuol dire quando vedete la cameretta? Vuol dire KRK e ci spacchiamo a merda. Sigla! Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Yeah. Cambiato la sigla, Come hai cambiato la sigla? Ho messo un pezzetto, adesso vedrai. C'è Spectraman. No, magari Spectraman, non si può più fare. Abbiamo l'osservatorio delle nuove che viene a rompere. Dai, quella era una serie TV. Era una bellissima serie TV, direi. Non sminuirla in questa. No, ma per carità. Allora, raga, io sto aprendo già Trap Lovers. Partiamo subito perché è lunghissimo. Ah, 12. Oh, British. È la fine. Che è proprio British. Lunghissimo. Cambiato. Leggi il minutaggio, parla. 36 minuti un disco. 12 brani, 36 minuti. Ma no, ma non mi tornano i conti. Appunto, neanche a me. Vabbò. Allora, cambiare adesso il primo. Allora. No, parliamo della copertina. Beh, sono gli anni 80 brutti la copertina. Loro prendendo questa roba retrowave, a questo punto ci può anche stare. Ascolta una cosa, da quando è uscito Arturo dalla Dark Polo Gang, loro hanno dato un nuovo look. Hanno smesso di fare i malandrini e hanno iniziato a fare solo gli incasciati trendy. Che va bene se non mi fai il malandrino. Certo, se sei incasciato trendy e hai questa esigenza comunicativa di comunicare a tutto il mondo quanto sei trendy e incasciato, ma chi sono io per dirti non fare musica, non fare qualcosa di creativo con la tua vita da incasciato trendy? Falla ma ben lontana da certi ambienti malavitosi. Bravo. Che non ti confà. Bravo. Quindi, raga, io parlo con voi perché vabbè, tu non hai letto, tu non hai letto. L'unico fitter è con l'unica persona che non volevo vedere. Tu non hai visto il featuring del disco Emi Schilla, ti prometto che non ti farò mai vedere i featuring di Emi Schilla e i titoli delle sue canzoni, te lo prometto, prima di vederli. Perché terza stagione era bello, Sì, era bello. Io parlo con voi direttamente. Barlo non ha mai sentito Toy Boy. Io l'ho per forza dovuta sentire ieri sera. Ma perché ti spoileri? Perché sei un coglione mi ha detto guardala e io sono impazzito. E tu sei un coglione. No, dai, cambiare adesso. Io voglio guardare la reaction di Barlo quando vede Toy Boy. Vai, cambiare adesso, vai. Che dice siamo cambiati. Meno male. Non siamo più drogati. Parte. Oh, forse. Vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Ah, basso. Tradiscono sul più bravo. Bravo. Sì, ma no, ma non sa cantare. No, che non sa cantare. Ti vedi il cotone da. Meno male che ha messo l'autotune, va. Bravo, si crew, cazzo. Le rime le chiude, raga. Si casa a casa, scritta. Non è la Dark Polo, raga. La droga che ti cambia. Bravo. Vabbè, questo è Achille Lauro. Way. Che rincorri i sogni. Sì, veramente Achille, No, non ce la faccio a sentire la versione seria da Dark Polo. Dark Polo Lauro. Dark Polo Lauro. Sono combattuto io invece. Era meglio prima. Non danno la fotta di prima. No, ma ho fatto non il pezzo è brutto. Conscious. Ma non è brutto. No, non è brutto. Però lo fate conscious. Non riesco. Sai perché non riesce a distinguere il È come quando guardi i film drammatici con Abatantuono che lo, bravo, che lo colleghi. Bravo. Mannaggia, cara. Però non lo so, a me non dispiace questa cosa. Non sanno cantare comunque. Però almeno un pezzo conscious. Impegnano. Sì. Splash. Vabbè, andiamo avanti. Splash era un ghiaccio che si è sciolto dai polsi? Oppure un tuffo nei soldi. Eccoli. Top. Dai che sono tornati, dai! Vedi la ripresa. Gelato. Trap Lord. Soldi. Oh, le basi sono troppo fighe comunque. Io non la tollero però sta roba. Wayne, come Ric Flair. Un wrestler anni 70 merda. SmackDown, capito? Comunque raga, meno sporche brutte. Parla Wayne. Dicono la stessa cosa da due ore. È un ritornello ripetuto sempre. Per favore, nel tuo foto con il flash. Allucinato i diamanti. Oh. Questi rap da 47 come un militare. Odore di. Allora, mannaggia la. Mannaggia. Allora, hanno ripreso il loro cliché che è rappare sul lusso. Adesso tutti i rapper, no? Che prima erano tutti arcoroni, marcioni, sì, streetwear, però di una certa. Solo skater, perché lo skate era una sottocultura. Adesso tutti i rapper, no? Tutti.
tutti devono rappare facendo marchi. Rime con i marchi da fighetti. Bravo. Quelli che una volta erano i marchi da fighetti, Moschino piuttosto che. E che odiavamo tutti perché dicevano: ma che cazzo sei, una tipa? Io lo posso capire, una tipa che sta in fissa per Chanel. E quindi qua si ritorna al classica Dark Polo style. Però loro sono i cazzo di cultori di questa roba. Ma se me lo fa uno fa stronzo schifo. Classico. Che a noi fa quello che fa impegnato anche sul strade. Bravo. Non sei credibile. È più credibile Pyrex, cazzo. Pyrex sono coperto di diamanti. Pyrex strofona, eh. Smettila questo Pyrex che fa di strofona. Raga, Toy Boy. Che cazzo c'è da dire? Toy Boy, raga. Splash. Toy Boy, raga. Guardate tutti le espressioni. No, io piuttosto, guarda, vi spengo tutto l'audio. Vi metto un audio a caso dopo. E vi voglio vedere tutte le espressioni di Barlo. Vai. Vabbè, velocizza. Ci sono caduti dei soldi, Splash. Stai con me, fa per te, dimmi cosa, quanto ami il cash. Ha detto che l'ama più del cash, raga, impossibile. Mi piaci tu, il gazzosa. Mannaggia a te, amo. Senza te non sono più me. Impegniamoci un po' però, eh. Questa è la canzone d'amore delle nuove generazioni. Comunque cerco di conquistarti con le marche. Io più te non vuol dire noi. Con le zainetti delle medie. Quando parli di me in giro, dice che le piace la Darax. Sono sempre meglio del tuo Nax. Oh, oh, raga, io sono stacco perché io voglio parlare però, di questa però, cosa. Però analizziamo la situazione. Allora, raga, ma se voi andate a provarci Katy Perry, gli scrivete le storie d'amore e cercate di attirarle con cash, okay, tappo sì, Moet, sì. E di pingo un Monet, e vi pulisco il culo con i Van Gogh. Sto la Ferrari d'oro, te faccio il pieno. Non ti lamentare se poi ama più cash. Poi questa viene da te perché c'hai i soldi. Dice: ah, la trap mi fa schifo, però la gang va bene perché c'hanno i cash. E poi grazie a cazzo. E adesso. Lui davvero incasciato si innamora solo di quella che ama il cash più di lui, certo. Perché lui stesso ama il cash più, certo, degli altri. Però in quel momento non ama più il cash, cazzo, di lei. Ho trovato una che ama il cash più di quanto lo amo io. L'amo. Però stai attento, Pyrex. Io te lo dico da fratello, sai che sei mio fratello, anche se mi rubi il prosciutto crudo. Stai attento perché se tu ti innamori di una che ama il cash più di te e tu non ami più il cash quanto ami lei, ti spendi tutto per lei. Stai no, lei attento. Lei però, se voi, cioè, fate le canzoni d'amore: amo te, io più te più noi, uguale, meno di noi più di voi, però se tu mi ciuri il Game Boy, poi Toy Boy, evidente, no, questa è la canzone che un Vacchi potrebbe dedicare a una. Io te la dico tutta, a me l'evoluzione da Dark Polo così piace un botto. Non mi potrò più divertire sul palco a cantare Sforzer, però. Beh, c'è Splash, Young Rich Gang, mamma mia. Comunque non lo facciamo tutto, facciamo 6 canzoni, non sì, perché percepito è, non ce la faccio io. Gang, Rolex, Pappa Molly, Young. Ah, boh, basta, non lo ripeto un'altra volta. Oh. È lei che mi conta. No, adesso voglio sapere cosa. Ha due falsi, due orologi. Ti rendi conto che non ci sono più la droga? Era quello il tuo problema, bastardo. Era la droga. Adesso l'hanno tolta, dicono le stesse cose senza dire la mafia e droga. Ecco, hai tolto la mafia, hai tolto la droga. Ho capito, non è roba che mi ascolto. No, mai nella mia vita, scusa. Però è roba che ti rincoglionisce. Questi ritornelli, No, è rincoglionirti e devi solo pensare ai soldi e alle marche, basta. Peter Pan. Giovani per sempre, credo sia sottotitolo. È diventato Jaime, raga. Vabbè, figo, basta. Quando inizia? Mai. Vai, dopo un minuto. C'ha ragione la madre. Ti vedi tre sti qua. Su, più, ok. Ci stava un ritornello adesso. Ma non ha detto niente. Polvere di stelle, immagino. Ferrari, prontatela più forte. È rappato, raga. No. È dark, non è trap. Lì è diventato coso, è lo figo.
alla fine. Vabbè, il vuotismo è sempre la linea principale, no? Il filo conduttore del dire disco. Questa è la migliore fino ad ora. No, cambiare adesso era l'unica bella. Che cazzo stai cambiare dicendo? Cambiare adesso. Questa spacca. No, Splash spacca. Uomini e donne. Vabbè, ascolta, guarda che Peter Pang, Young Rich Gang e Splash è la stessa cosa. Sì, non ha cambiato la canzone, è solo un'evoluzione di una base che si è evoluta in meglio, perché poi si è evoluta, sì. Uomini e donne. Basta che questi le facciamo dopo, perché cioè la prossima volta, te lo dico. Però senti che belle le produzioni, sono diverse al modo scuro che mi fa di solito. Niente, un canzone da un disco d'amore. E qua è Post Malone. Trap Lover, solo ho capito. Due parole, se non ne hai capita una, porca troia, È un puzzle di due pezzi, ce la fai? Hai ragione. Gente falsa. Pulizia contatti. Buongiornissimo caffè. Madre raga. Vedo la mia giacca. Beh dai, carino. Problemi di cuore da. Problemi d'amore. No! Raga, 13 anni, vai! Questo è un bel discorso sul target. Il pezzo non è brutto. So che non ho te. 12 anni, cosa è finita? Le elementari sono finite. Dicono le stesse cose con una chiave musicale diversa. Raga, no. Adesso, no, c'è da parlarne, sì, c'è da parlarne. Vai. Io te la dico come la vedo io, senza essere in modo distruttivo, perché secondo me è carino. È un'evoluzione dovuta. No, allora, intanto va bene. Per essere la DPG e avere il pubblico che ha, con l'età che ha, va benissimo sta cosa. Parliamo di amore tra i dodicenni che vivono veloci e devono imitare gli adulti. Perché ormai il problema non è la DPG. Il problema sono i genitori dei bambini, non è la DPG il problema. Il problema sono i genitori che portano ai concerti di Johnny Scandal le bambine. Johnny Scandal parla solo di scopare. E io vedo ragazzine di 9 anni, bambine di 9 anni che parlano di... Capito? È quello il problema. Non neanche il problema che tu vai e porti tuo figlio al concerto, ma che poi non c'è un dialogo e non gli spieghi tu le cose. Ovviamente questo era piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa infatti, di più. Infatti in questo disco si evince la volontà di cambiare quello che è il loro modo di essere. Sì. Anche se non si discostano da quello, perché loro sono quello, vogliono fare quello, gli piace. Ci sta, non è un problema che tu mi fai capire che sei ricco in ogni 2 secondi, per carità. No, vabbè. A me mi rompe il cazzo, però. È inutile che lo ripetiamo, non sono tematiche che a noi piacciono e non sono tematiche che a noi stanno a cuore, non sono pezzi che ci ascoltiamo. A parte Fada che se li pompa ogni tanto. Il discorso di Dar Polo Gang, che abbia capito il tipo di target di pubblico a cui è riferito, ci sta. Allora mi fa il riferimento a Uomini e Donne, come a Uomini e Donne, che sai che c'è una fascia d'età. Sì, che alle elementari che ti ascoltano, le medie elementari, che problemi d'amore puoi avere alle medie? Ma anche alle superiori fino a 14-15 anni. Ma che problemi 16. D'amore hai alle medie elementari? Sono quelli che si autocreano. Come Uomini e Donne, ma in realtà non lo sai, dovrebbero farti capire che è finito cosa, è finito l'intervallo, è finito tutto, è finito l'intervallo a quell'età lì. Di non base, è finta l'amore. Di base loro cantano per un target basso, però rapportandolo alla loro età. Dicevano conto soldi in un albergo, che ovviamente una ragazzina di 13-14 anni non potrebbe fare contare soldi in un albergo. Ma lui dice: io potrei innamorarmi di te, 14enne, stupida, bufu. E sarò sempre meglio di qualsiasi ex che tu avrai mai. Perché era bufu. Però capisci che sono le cose che dicevano i ragazzi italiani. Boys, sono le cose che dicevano i Backstreet Boys. Nuove, loro lo dicono: nuova boy band superstar. Vaffanculo. E io sono d'accordo, perché hai fatto personaggio. Sono boy band, ma guarda la copertina. Sì, ma sono d'accordo. Gli NSYNC, i blu. Che non sanno fare le cose. Sono gli NSYNC che non sanno fare le cose. Però sì, però. Però va bene, io. Ma raga, no, ma io. Va bene, però va bene. Ma no, io apprezzo più questo che Sfera e Basta, vaffanculo. Oh sì. Raga, seriamente, parliamoci seriamente. Sì, almeno questi mi fanno ridere. Mi fanno, sono divertenti. Mi fa incazzare Sfera e Basta. Io ascoltare Sfera mi incazzo. Perché quando Sfera e Basta va con 2 Rolex al 1° maggio mi fa incazzare. Quando Dark cazzo lì, Pyrex, mi dice: ho 2 polsi e quindi ho 2 Rolex. È la logica della ricchezza. Ma poi cosa ha detto anche? Mi viene a scogliosi. Però vaffanculo, sono ricco, te lo devo far capire. Piuttosto mi faccio vedere, però devi capire che sono ricco. Qui mi può far ridere, qui è palese che sta esagerando una cosa. Sì. Ma lo sta esagerando cioè, mentre Sfera e Basta si sente davvero. Sì, sono d'accordo. Si sente i Migos, davvero. Sono d'accordo. Sfera e Basta si sente i Migos italiani, ma i Migos rappano di brutto. Tu no.
Quella è la grande differenza. Loro giocano su sta cosa. Se basta, no, si piglia, si sente davvero sto. Certo. Il disco è completamente mood. Cioè, entri in mood di PG. Che può far cagare. Se vuoi entrarci nel mood, può essere lontano da quello che cazzo vuoi. Quando hai iniziato a sentire il disco, eri cosciente che era la DPG. Sì. Sapevi di che cosa ti stavi però aspettando. Però cambiare adesso è carina. È veramente carina. Ma no, ma proprio. E allora adesso dobbiamo parlare a livello tecnico. Il disco è un cambiamento epocale nella loro carriera. Sì, fa comunque schifo. Sì, non è una cosa che io posso accettare nella mia vita. Però ha detto non è rap, non è trap, è dark. Ecco, ieri sera ho definito, quando appunto ho ascoltato Toy Boy, la mia definizione è stata: è la cosa più lontana che vorrei nella mia vita. Però è quello che tutti. Oh, pensaci. Però va bene. Pensaci, l'uomo. C'è un detto cinese, un antico detto cinese, che dice: io amo lei, lei amo a lui, lui ama un'altra. Perché noi ci innamoriamo solo delle persone che inconsciamente sappiamo che non ci ameranno mai, per delle cose che ci attirano in loro, sì, apposta. Perché abbiamo paura dell'amore. Perché se tu ami chi ti ama, trovi la felicità. La felicità vuol dire che non hai più paura. E tu hai paura di non avere paura. Hai paura di stare bene. Tu vuoi sempre inseguire qualcosa di irraggiungibile per poterti lamentare e scassare la minchia e fare l'emo. Con questa massima vi lasciamo settimana prossima. Perché raga, il disco dura mezz'oretta, ma percepita è veramente. Perché il tempo si dilata con la DPG. Il tempo non ma è lineare. Da Dark Album. Non è solo lineare il tempo. Con la DPG il tempo si dilata in tutte le direzioni. Ed è angosciante sta cosa. Raga, ci salutiamo. Ci vediamo settimana prossima con gli altri sei pezzi. Wayne! Che. Yeah! La gag. Ciao.